Ci troviamo al Parco dei Principi a Roccella Ionica per inaugurare, o meglio anche forse ritrovare, quella che era un'attività di ristorazione, ma anche ne parleremo poi dopo, anche perché vogliamo conoscere, dopo anni di amministrazione giudiziale, il nuovo titolare proprietario di questa struttura, che ha salutato egregiamente gli ospiti di questo ristorante questa sera. Benvenuti innanzitutto. Grazie, buonasera, sono Fernando Carlucci, sono molisano, quindi uomo del sud come i calabresi, la mia cultura è identica alla vostra, mi sento a casa, sono felice, sono fiducioso di aver preso questa struttura e di essere, di fare un lavoro per poterla mandare avanti, perché il territorio lo merita, le persone lo meritano e quindi sono veramente entusiasta. Innanzitutto ho detto uomo del sud, Roccella Ionica, il Parco dei Principi lo conosceva sicuramente già, altrimenti non avrebbe mai intrapreso questa attività, questa avventura, vorrei dire. Come è giunto a questa avventura? Guardi, nel corso della mia vita professionale ho avuto modo di lavorare con molti calabresi, quindi questo mi ha permesso di conoscerli e quindi di sfatare tutte le situazioni, eccetera. Poi c'è il mio amico Bruno Fabiano, che è il direttore dell'albergo, amico di vecchia data, il quale mi ha fatto conoscere questa realtà, mi ha fatto conoscere il territorio, mi ha fatto conoscere l'albergo. E proprio al direttore Bruno Fabiano, che conosciamo anche bene, mi metto centrale tra i due. Io ho detto bene all'inizio, ritroviamo quella che era un'attività interna al parco, esterna, come la vogliamo definire, di ristorazione. Il ristorante Badessa è una novità, nel senso che per la prima volta si apre all'esterno. Noi saremo aperti a mezzogiorno e alla sera, 7 giorni su 7, e abbiamo scelto di specializzarci nel pesce. Perciò avremo una cucina primariamente di pesce fresco che peschiamo qui nelle nostre acque e lo esporremo proprio su dei frigoriferi a vista, di modo che la gente lo può scegliere. Avremo delle vasche dove ospiteremo astici, granchi, aragoste, eccetera. Cioè dire, cerchiamo di fare un ristorante non diverso, perché sono tanti ristoranti buoni qui nella Ionica. Noi siamo per la prima volta al ristorante Badessa a disposizione del pubblico esterno che non l'è mai stato. Senta, oltre, lo ha già accennato, cos'ha di particolare? Soprattutto pesce che comunque lo vedrete esposto. Per un'altra novità, per stare sul tema mare, che ha annunciato agli ospiti, è quella di un vostro lido per la prima volta. Sì. Aperto all'esterno o solo per, diciamo, gli ospiti? Il lido sarà primariamente per gli ospiti dell'albergo, ovviamente. Non è un lido grandissimo e forse non è neanche un lido, è una spiaggia che noi avremo in concessione, che verrà allestita per l'estate e che sarà originariamente dedicata alla clientela dell'albergo, che noi accompagneremo con una navetta perché non abbiamo il sottopassaggio, però la spiaggia è molto vicina a noi, perciò saranno momenti magici sulla sabbia di Roccella. Senta, un'ultimissima domanda la voglio fare, anche perché ho intravisto due bellissimi sposi, la sposa particolarmente bella. Si è aperta bene la stagione dei matrimoni? Sì, molto. Diciamo che riuscire a fare matrimoni fin dai primi mesi di aprile, eccetera, è importante. E poi noi abbiamo avuto la fortuna di chiudere anche bene dicembre. Perciò abbiamo fatto diversi matrimoni a dicembre, perché noi non nascondiamo che comunque la nostra vocazione è la banchettistica in generale, di ogni tipo, soprattutto quella nuziale, di cui ormai il territorio ci conosce, noi siamo tra i leader, dico tra per non darmi dei meriti solo per me.